Recording in progress. E Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie di essere venuti alla conferenza stampa. Siamo al Cinema Massimo che è la sala del Museo del Cinema. Abbiamo qui il padrone di casa che è il presidente Enzo Ghigo che chiamo qui e il direttore Domenico De Gaetano che per fare gli onori di casa. Vorrei ringraziare entrambi perché so che avete fatto, vi siete alzati all'alba per venire. Ah, a questa, questa conferenza sta lui, lui si è alzato eh, all'alba no, perché mi sono svegliato presto anch'io ma non all'alba <ride> vabbè senti complimenti siamo qua a celebrare la venticinquesima edizione del cinema ambiente tema eh, sempre più attuale eh, che tu anche quando non era attuale hai coltivato e di conseguenza questo è un merito che noi ti riconosciamo sei entrato a far parte della grande scuderia dei festival del Museo del Cinema, che sono chiaramente il Torino Film Festival, Lovers e Cinema Ambiente. Non ti ho messo per, ul ho messo per ultimo perché siamo qua, ah. eh, ma non, non ultimo. Last <ride> non but, but non least. Come esatto, si dice. bravo, come <ride> si dice. E eh, noi siamo, eh, ti sosteniamo, poi credo che il direttore ti possa dire qualcosa anche di positivo, di allegro, di stimolante, eh, avrei già immaginato di che cosa si tratta, eh, ma noi eh, siamo soddisfatti, abbiamo chiaramente eh, pensato e suggerito eh, di eh, trattare il tema dell'ambiente attraverso il cinema eh, non solo come denuncia ma anche come proposta. Eh, perché chiaramente eh, credo che sia finita l'epoca eh, di denunciare, il pro... no, non è mai dal punto di vista geopolitico, in questo momento eh, diventa ancora più complicato, ancora più difficile, credo che nell'ambito delle riunioni e delle discussioni e dei convegni che vengono fatti all'interno del Torino del cinema ambiente ci sia la possibilità anche di raccogliere qualche spunto su questo tema che è un tema contingente che tutti noi non avremmo mai voluto dover affrontare avendo intrapreso questo periodo della transizione ecologica che è Purtroppo viene frenato da fatti contingenti che sono drammatici e che speriamo, come credo tutti, finiscano il più presto possibile. Auguri, eh, auguri per l'edizione, ci vedremo il giorno dell'inaugurazione, il 5 giugno, con uno spettacolo. Ma insomma se no dico tutto io. No, no spoiler, no spoiler. <ride> grazie Presidente. Grazie, domenico. Il microfono, tu beh. ti sei svegliato presto perché? <coughs> no, perché ero a Cannes Abbiamo fatto canna. una presentazione lunedì del Museo del Cina che entra nel metaverso, quindi insomma insieme a Rai Cinema è un'operazione a cui tenevamo molto. Poi dopo insomma, mi sono fermato a vedere il film di Cronenberg e quindi alla fine insomma, sono part... mi sono alzato alle 6 per venire qua. Anzi siamo partiti alle 6, di la verità. Però ci tenevo davvero a essere qui, infatti te l'ho detto, che per me, insomma, per, per il museo è importante, per cui penso che sia giusto. Poi quest'anno credo ancora di più, come avete visto anche, anche dopo l'Overs, anche Cine Ambiente ha più giorni a disposizione per poter raccontare il cinema visto, anzi, la natura vista dal cinema e questo mi sembra una cosa molto importante. L'altra cosa importante è naturalmente l'evento del 5 giugno. Con questo grande evento avevamo chiesto a Gaetano effettivamente di eh, pensare a un grande evento per attirare eh, l'opinione pubblica sostanzialmente, non soltanto i giovani che già frequentano abitualmente i fe il festival ma davvero un evento di livello nazionale internazionale e penso che con la giornata mondiale dell'ambiente, il fatto di aver organizzato un evento che poi tra poco spiegherai, quindi Malene Kunz che vengono in mole e passeranno tutta la giornata e soprattutto la sera, credo davvero che, che sia un, un evento molto importante anche per la città, e, oltre che per, per il museo naturalmente. L'altra cosa importante sono i 25 anni, che in effetti è un traguardo, credo, di tutto rispetto per un festival insomma, che oramai affronta da molti anni un argomento, come ha detto il Presidente, eh, che è piuttosto importante. Non vi rubo altro tempo, vi dico soltanto come ultima novità il fatto che comunque anche per Ambiente abbiamo deciso comunque di... Uh, come dire, dare un, un incremento ri, per quanto riguarda il budget in modo tale da arrivare a, a 300.000 euro in modo tale da poter organizzare questi eventi uh, anche perché mh, finita in parte la pandemia, parte, insomma, in sala dove bisogna avere la mascherina, la gente si può muovere più, più liberamente e quindi verranno più ospiti, quindi abbiamo pensato che fosse importante che, che venissero anche dei, dei talent, dei testimonial anche da tutta Italia e anche da tutta Europa e dal mondo. Grazie mille a tutti di essere qui. Grazie, grazie Mimmo. Loro allora prendo il microfono. Cinemicamente ha l'appoggio delle istituzioni convinte. Abbiamo qui l'assessore Chiara Follinetta, prego, che invito qua, l'assessore alla transizione ecologica della città di Torino. Grazie assessore eh, con cui abbiamo avuto de degli incontri, dei confronti. Eh, a cui lascio la parola perché avrà <ride> delle cose da dire. Importanti. Allora, innanzitutto grazie a sì, te. A me. A te in particolare perché portare avanti un festival con questa tematica, non oggi, ma da tanti anni non è banale, perché io incontro molte persone tutti i giorni, soprattutto sulla tematica ambientale. Una delle primissime cose di cui ci siamo voluti occupare è cercare di creare un'assemblea pubblica per capire... Il cittadino e la cittadina quanto fossero edotti, quanto fossero consapevoli delle problematiche legate all'ambiente, non solo sulla transizione ecologica, ma quanto ne sapessero di emergenza climatica, quanto ne sapessero di decarbonizzazione, cosa volesse dire inserire nelle nostre strade, sui binari, delle soluzioni basate su natura. Ecco, creare un'assemblea pubblica. È più facile creare un festival, devo dire, è una cosa molto complicata perché bisogna attingere all'albo degli eletti, bisogna chiamarli, cioè. insomma è, è, è complicato ma ce la faremo. Quindi io sono contenta che oggi il festival sia la sua venticinquesima edizione, sono contenta di essere qui da fare un po' da madrina, permettetevi di prendere questo, questo scettro e mi immagino un po' come i venticinquenni di adesso, quindi le nostre giovani, i nostri giovani che... A differenza di quando io avevo 25 anni, hanno degli obiettivi molto diversi. Quando vado nelle scuole a parlare di clima piuttosto che di mobilità, di trasporti, mentre noi a, 20, a 18 anni il nostro primo pensiero è avere la patente e la macchina per girare. Non è che il 18 di adesso non ha la patente, ha la patente lo stesso, ma il suo primo pensiero non è sicuramente comprarsi un'auto, quindi io sono molto contenta perché questa generazione qui, la generazione che ha portato i Fridays for Future in piazza, ha sicuramente una consapevolezza eh, diversa, diversa dalla nostra. Io mi immagino un cinema ambiente che mi accompagna durante questo mandato e mi funga un po' da eh, pungolo e da, da spunto di riflessione e anzi spero che voi possiate far parte integrante di questo tavolo che come ho già detto con un po' di fatica stiamo mettendo in piedi ma perché ne sapete? Perché eh, la consapevolezza passa sicuramente dal cinema, passa dall'arte, passa, eh, passa dalla cultura. Quindi, mai come in questo momento in cui insomma, dobbiamo fare tantissimi sforzi per superare questo periodo di transizione, io lo dico eh, spesso: purtroppo gli enti locali sono sempre un po' abbandonati rispetto alle scelte che il governo fa. Non, prima mi sono seduta e ho aperto un articolo di Repubblica in cui si sta parlando degli incentivi per le auto. Ecco, no. Eh. Forse anche no. Ma non è anche no? Un po' bisognerebbe confrontarsi con i tantissimi sforzi che gli assessori comunali stanno facendo nei loro enti per spiegare al cittadino e alla cittadina quanto in realtà sia importante iniziare a passare a una gestione dell'autocondivisa, a migliorare il nostro trasporto pubblico locale, a pensare a una mobilità alternativa, perché questo periodo di transizione, che è in capo ai singoli amministratori, che sarà molto lungo, non può necessariamente cascare nelle. E pesare nelle, nelle tasche de, né dell'ente locale né di conseguenza del cittadino. Quindi io spero che davvero questo festival possa continuare ad avere altri 25 anni di vita. Ecco, magari non verrò. Sì, magari con un altro GD, direttore. Perché... <ride> sì, magari anche ci sarà un altro assessore, lo spero per la città di cambiare ruolo ogni tanto. Però in bocca al lupo e viva il festival. Grazie. Grazie, grazie assessore. Non mancheremo di pungolare. Eh, sì, 25 anni di festival, anche di 25 anni che. Sono qua a presentarlo, per cui forse sono il direttore più vecchio d'Italia, non lo so, sono diventato... tra un po' vedremo. Questo festival eh, ha un budget eh, che quest'anno è tornato, se non ai vecchi fasti, insomma, è, è cresciuto, ma buona parte di, di questo budget è sostenuto da sponsor eh, di vario genere, no? che voglio ringraziare e chiamare qui per un breve, una breve presentazione. Iniziamo dal, dalla eh, compagnia di San Paolo e abbiamo Sara Leporati. Sara è una vecchia mica perché ci ha sostenuto in mille progetti, ecco, grazie, sono contento che quest'anno ci sei tu a parlare. A parlare grazie, grazie, e vi porto i saluti ovviamente del mio Presidente, del mio Segretario Generale, sì, la compagnia a fianco di questo festival sì, da, sempre. da sempre, una cosa che ci rende molto orgogliosi, soprattutto per il rigore scientifico. Col quale certe tematiche sono da sempre state affrontate e soprattutto anche per le storie di impegno civile che, che, il cinema, che il festival mostra e che sono per tutti noi anche sempre fonte di ispirazione, perché è un festival cinematografico, ma è anche molto, molto di più, e sempre di più negli anni esce dalle sale, entra nel, nelle scuole, entra nel, nel futuro. Quindi. quindi, grazie, buon lavoro, complimenti e buon compleanno. Grazie, Sara <ride> grazie. Grazie. E in, nella veste di consigliere di indirizzo della fondazione CRT abbiamo l'amico Giampiero Leo che ci ha sostenuto in tutti i suoi ruoli che in questi 25 anni ha ricoperto, non ha mai eh, smesso di sostenere il festo da, da, da quando era assessore alla città di Torino, no? per cui non so quanti anni è fa. Vero. È vero. Grazie è vero. perché dimostra che a volte la coerenza è una virtù e lui in questo è un maestro di virtù. Perché è stato anticipatore e coerente, coerentissimo. Oggi è stato accennato molto bene dal presidente del museo ed altri. Questo tema drammaticamente è ancora più attuale. Perché banalmente? Perché la tragica invasione russa in Crimea, vuol dire, in Crimea prima, adesso tutta l'Ucraina, vuol dire due cose. Vuol dire appunto per via del disastro economico mondiale, il, la scusa o la ragione per riprendere fonti inquinanti e poi la devastazione ecologica, fino alla follia criminale di bloccare i porti ucraini che portano il grano ai paesi del terzo mondo. Quindi quello che voi fate, che è sempre stato vitale, e peraltro l'assessore Foglietta dice una volta si era meno sensibili, Beh, per dire la verità, io lettore di fantascienza a sette anni già rompevo su queste sette anni di età, non sette anni fa che ero ieri. Su queste cose, solo che non c'era l'attenzione mediatica che grazie a, Dio, grazie a Dio hanno saputo suscitare i fraides ed altri. Che però dovrebbero essere impegnati anche sulla vicenda geopolitica, perché se non protestano contro una guerra come quella scatenata dalla Russia ha poco poi senso preoccuparsi dell'ambiente. Però due cose invece assolutamente eh, positive, due, due notizie, perché se no eh, faccio considerazioni che non riuscivo a tenere, damne per la stima per quello che avete fatto. Una, appunto, rispetto all'Ucraina, abbiamo creato un tavolo. Una, varia, una serie di istituzioni, compresa la Fondazione CRT, per sostenere eh, come dire recupero, ricostruzione e la prima linea è proprio quella dell'ambiente. Quindi in qualche modo, ieri abbiamo parlato col console generale di Milano, in qualche modo già l'assessore Foglietta ti ha coinvolto per Torino, noi ti coinvolgiamo. L'ultima notizia è che riprenderemo invece, eh, come, come dire, lavoro tutte le confessioni religiose insieme, l'ha laudato sì. Che è sicuramente un'educazione all'ambiente, perché, e chiudo, l'educazione è la cosa fondamentale. Avete ragione, per cui gli atti, come dire, riconversioni e tutto, sono possibili solo se c'è consenso. C'è consenso solo se c'è consapevolezza, c'è consapevolezza solo se iniziative bellissime come queste vanno sostenute in maniera totale ed entusiasta. Complimenti e a presto. Grazie Sampelo, grazie. Vedo che hai la spilletta del Tibet che ci ha legato per tante, tante battaglie e invece abbiamo qui le, le, eh, il nostro main sponsor, che è il gruppo IREN. C'è Adriana Mosca, Adriana grazie, main sponsor di Cinema Ambiente Iren da qualche anno ormai, da diversi anni ormai, da diversi anni siamo molto lieti uno, eh. sì. di essere al vostro fianco anche per il 2012 un festival che mette al centro temi che sono fondamentali evidentemente anche per IREN, il dialogo sui temi ambientali, eh, quella che è la transizione ecologica e l'opportunità, la necessità anzi di un agire relativamente ai cambiamenti climatici in atto. Realmente tanto importanti è Caria IREN che la transizione ecologica è uno dei, dei pilastri fondamentali del nostro piano industriale 10 anni e su cui ci stiamo impegnando con eh, un piano di investimenti quasi pari a 13 miliardi su 10 anni appunto. Un festival che peraltro negli anni ha saputo arricchire il proprio pubblico di riferimento, eh, a partire dalle collaborazioni con i registi, gli artisti internazionali, ma soprattutto le nuove generazioni. E anche in questo caso c'è evidentemente un interesse eh, importante da parte di Irene, perché proprio sono quei pubblici con cui noi con il nostro lavoro vogliamo costruire un rapporto concreto e continuativo. Io quindi vi ringrazio te e auguro a tutti noi un ottimo Cinema Ambiente. Grazie, grazie, volevo dire che noi collaboriamo anche con la, eh, Eduiren, no? che è la vostra, che ecco qua, per cui loro intervengono nelle scuole, fanno un lavoro bellissimo e a volte supportiamo con i nostri filmatici. E un altro partner storico è SMAT, eh, che non eh, c'è bisogno di presentare, spero che ci sia l'ingegnere romano, eccolo, ecco l'ingegnere romano che ci sostiene forse non so, da tempo in memore, posso dire così, da quando io ero, ero giovane Dal 2001 da 2001. Da 2001 sì. <ride> Tieni sono farlo. 25 anni però cerchiamo di arrivare grazie Buongiorno. Beh, anche quest'anno ci siamo messi eh, in una logica di progressione sui temi ambientali eh, la nostra è una società monotematica IREN ha il piacere di partire da energia, ambiente, rifiuti noi invece siamo più specializzati, mettiamolo così, e sviluppiamo un'attività che quest'anno ci lascia con un po' di, non dico ansia per carità, abbiamo sviluppato anche delle prevenzioni molto significative. Però le variazioni climatiche ci portano ovviamente a ritenere che eh, temi come questi, temi riportati in una forma di, eh, diciamo, di... Eh, presentazione ai cittadini, presentazione ai, ai giovani, sia, ci possano consentire un utilizzo più eh, razionale della, della risorsa idrica. se continua quest'estate, se continua così la siccità, probabilmente avremo molti problemi nelle zone montane, non tanto nella città di Torino, però eh, avendo noi 290 comuni i problemi si possono naturalmente evidenziare e abbiamo già una previsione di portare acqua dalla pianura alla montagna quindi è un sistema completamente diversificato la logica è che tutta l'acqua si arriva dalla montagna adesso se continuerà così noi riteniamo che eh, la situazione sia una situazione ancora adeguatamente sotto controllo, non bisogna creare anche delle forme di psicosi in generale. Però un uso corretto dell'acqua è sempre opportuno che venga anche riportato in, in un ambiente come il vostro. Collegato a questo discorso, però noi non ci fermiamo qua perché è un percorso che inizia adesso e finirà il 21, il 22 e il 23 di settembre. Perché? Perché in quelle date faremo e porteremo qui a Torino il Festival Internazionale dell'Acqua. Quindi ci sarà un ulteriore kermesse che fra l'altro vedrà una notevole collaborazione con Cinema Ambiente proprio per riproporre anche determinati filmati che abbiano naturalmente come obiettivo la tutela ambientale e la tutela idrica. Detto questo, complimenti a Gaetano Capizzi che naturalmente riesce a reggere al Presidente e a tutti. E auguri per, que, per questa ulteriore edizione. Grazie signor Romano, grazie è sempre molto gentile con noi. E, e continuiamo con il Domenico Rinaldini che è qua di ricrea il consorzio, eh, di, il consorzio pubblico di, per l'acciaio. No? privato, perché fa, fa parte del consorzio Pura, adesso sì, sì, sì. ce lo spiegherà meglio lei perché che da qualche anno abbiamo iniziato una sì, collaborazione. Sì grazie, buongiorno a tutti, tra l'altro anche sì. noi quest'anno festeggiamo i 25, celebriamo i 25 anni di attività, quindi Ricrea certo, certo. è il consorzio che si occupa della raccolta e al riciclo di imballaggi in acciaio e fa parte del sistema sì. Conai, Conai che eh, è nato nel 1997 sulla base di, un di una legge, il cosiddetto decreto Ronchi, che era assolutamente inno innovativo perché cercava di coniugare un tema pubblico con una certo. gestione privatistica. Certo. E in effetti, devo dire, dopo 25 anni i risultati sono molto importanti. Per quanto riguarda noi l'acciaio, quindi parlo dell'imballaggio in acciaio, in questi 25 anni abbiamo raccolto e avviato al riciclo. Uh, oltre 7 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi in acciaio sono immessi al consumo 11%, del, scusate, di 11 milioni. Abbiamo erogato uh, contributi corrispettivi o meglio, ai, ai comuni di, di oltre 27 milioni per pagare uh, i maggiori costi per organizzare la raccolta. E, eh, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi fissati dalla legge. Cioè il primo obiettivo era quello di raggiungere il 50% di tasso di riciclo nel 2008, l'abbiamo raggiunto nel 2002. Così come oggi siamo attestati su un tasso di riciclo di oltre il 70% che la direttiva europea ci assegna per il 2025. Quindi, è un sistema che diciamo lavora bene grazie eh, ripeto alla collaborazione in modo principale dei comuni d'italia dell'anci e poi di tutti gli operatori della filiera mi preme sottolineare una cosa eh, ricrea partire, cioè fa parte del sistema conai eh, conai è un'eccellenza italiana cioè, ehm, questo va detto perché cioè in genere noi tendiamo a sottolineare le cose che non vanno. Allora, in tema di raccolta differenziata e di avviare il riciclo, l'Italia occupa una posizione di, eh, tutto, non di tutto rispetto. Noi siamo secondi al Lussemburgo in Europa, quindi vuol dire che siamo i primi per quanto riguarda i paesi più popolosi. Quindi questo è un aspetto che va sottolineato, perché eh, è basato, ripeto, su. Una legge che eh, è stata innovativa, cioè ha affidato eh, come dire, il controllo al pubblico con una gestione privata. privata certo. Quindi questo so, mi premeva sottolineare perché un'eccellenza, ecco, questa è un'eccellenza tutta italiana. 25 anni, complimenti anche a voi per i 25 anni, speriamo di ritrovarci tra 25 anni a raccontarci sempre cose buone. Grazie auguri. Complimenti anche a voi per i vostri 25 anni, col decreto Ronchi che ha aperto delle frontiere in Italia è stato innovativo veramente innovativo. Noi abbiamo anche un altro consorzio che ci sostiene, che è Biorepac, per oggi hanno un'assemblea per cui non sono presenti, per cui Gino Schiona mi ha così chiesto di portare i suoi saluti. E poi dall'anno scorso è entrata anche Terna, no? Terna è questa grande azienda che gestisce tutta insomma, la... Del trasferimento dell'energia in Italia, dovrebbe esserci Roberto Giovannini, forse in collegamento zoom. Non so se Roberto c'è. Ciao buongiorno. Roberto, ciao. Ciao Gaetano, buongiorno a tutti, e grazie di averci. E intanto, appunto, complimenti. Non è una piccola cosa un festival che è qui da 25 anni, un festival importante. È importante per Torino, è importante per i tantissimi giovani che, che, che ho avuto modo di vedere sistematicamente per affollare le sale, eh, nonostante anche l'anno più difficile post-Covid. Noi siamo per il secondo anno con voi e lo facciamo convintamente e in modo veramente entusiastico. Perché? Perché Terna, è, come dicevi e ricordavi, è la società che trasmette l'energia elettrica nel nostro paese. La, io, no, la missione tradizionale era quella di garantire l'energia elettrica sempre e comunque 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Adesso in questa nuova fase abbiamo un nuovo mandato che è quello di consentire la transizione energetica. Questo significa che eh, le, gli amici delle aziende produttrici di energia devono mettere a terra le rinnovabili. E noi dobbiamo fare importantissimi investimenti, anche noi abbiamo un piano per i prossimi... 5 anni di dieci, da 10 miliardi che è una cifra abbastanza importante direi che comunque può dare una mano anche al paese nel momento in cui c'è bisogno di spinta all'economia e al lavoro per far sì che queste rinnovabili entrino nella rete elettrica perché ovviamente è un, sist è un sistema molto complesso e non è facile gestire adesso sono quasi un milione di punti di produzione energetica quindi abbiamo un ruolo importante noi Lottiamo quotidianamente per far sì che, nonostante le molte complicazioni, sapete che c'è un gran problema di procedure e di autorizzazioni. Ma se non si mettono a terra le rinnovabili e se noi non riusciamo a trasmettere questa energia dove serve, quindi magari dove c'è il sole e il vento, si genera e, e va consumata dove, dove ci sono le industrie, dove ci sono le popolazioni, eh, siamo tutti nei guai. Noi siamo preoccupati come tutti i cittadini, dotati di buon senso, la crisi climatica è un'emergenza drammatica. Però diciamo bisogna anche un po' crederci e sperare nella possibilità di darci da fare. E noi facciamo il nostro lavoro, Cinema Ambiente fa il suo da 25 anni in modo splendido direi veramente un'eccellenza, eh, quasi come il Conari, se vogliamo, se, se si può dire. E noi siamo molto contenti di essere con voi e, e di essere a. Con Torino, anche che è una città strategica per, per la nostra azienda. Quindi complimenti ancora, grazie, e speriamo di continuare a lungo ad aiutarci a essere presenti dove ci sono i giovani che si imbattono per salvare il pianeta. Grazie Roberto. Eh, ci vediamo a Torino. Immagino eh? ci vediamo a Torino il... naturalmente sì. Allora abbiamo ancora uno sponsor storico che è ASI. Abbiamo per Luigi Bonadon, responsabile del. Risorse umane ormai ci conosciamo da un po'. Eh, Asia è forse dal 2006, 2006, no? 2006. Che assegna 2006, il primo premio. Grazie a Agostino Rebaudengo che, che vi porta i saluti. Agostino è anche presidente di elettricità, futura, di elettricità futura. E poi Asia invece mm. è un'azienda che produce e vende energia elettrica da fonti rinnovabili dal 1995. Mm. E quindi. Con cinema ambiente ha un forte forte legame anche quest'anno abbiamo l'onore e la fortuna di consegnare il primo premio al documentario che vincerà il concorso e siamo contenti di continuare ad esservi vicini Va bene. Grazie. Grazie, grazie a voi grazie saluti al presidente ecco e, e, questi sono i nostri sponsor una parte perché ce ne sono anche altri è giusto dare la parola agli sponsor perché eh, fanno uno sforzo economico per sostenerci, ma dà anche la sensazione di che cos'è Cinema Ambiente. Avete visto una serie di enti, aziende, eccetera, tutte impegnate eh, in un'unica direzione, la direzione della, del cambiamento, della transizione ecologica che insieme perseguiamo da tanti anni, perché siamo sponsor storici, collaborazione ormai veramente da tanti anni. Per cui vi ringrazio ancora una volta, vi ringrazio anche a nome del Museo del Cinema, del Presidente e del Direttore che adesso eh, appunto non intervengono ma tocca a me. Entriamo nei contenuti del Festival, e abbiamo, eh, non so, avete visto il catalogo, abbiamo due competizioni internazionali, quella diciamo, principale che è sui documentari internazionali, abbiamo dei documentari 10, documentari inediti in Italia, Ecco, eh, Su questo volevo spendere due parole, no? perché eh, in questi 25 anni, eh, almeno nei primi anni, Cinema Ambiente ha lavorato in splendida solitudine, <ride> c'eravamo solo noi, prendevamo qualsiasi film, eh, passava qui da noi. Adesso le manifestazioni si sono moltiplicate per fortuna, no? ci sono rassegne di film ambientali in tutta Italia, festival generalisti hanno delle sezioni di film ambientali, persino Cannes ha una sezione di film ambientali, a Venezia ci saranno, anche, eh, ci saranno dei film su questo, su questo, su questo tema e siamo, abbiamo veramente un mercato aperto, un, un filone dove c'è una grande concorrenza, spesso con manifestazioni, con grandi mezzi, questo è stato il primo anno di Verde Giffoni, potete immaginare cosa può succedere a Giffoni su questo tema. No? però Cinema Ambiente continua a essere, un diciamo, leader in questo settore grazie alla nostra storia, al fatto che comunque essere selezionati a Cinema Ambiente per alcuni registi è anche entrare in un circuito internazionale di festival di cui noi facciamo parte. Noi abbiamo fondato il Green Film Network come Cinema Ambiente e abbiamo diretto per tanti anni il Green Film Network che è il network mondiale dei festival di film a tematica ambientale. Siamo a 40 festival che lavoriamo insieme dalla Corea del Sud al Brasile, dagli Stati Uniti alla Russia, quest'anno la Russia non c'è ma c'è stato Teheran eccetera. E presentare un film a Cinema Ambiente significa anche un po' entrare in questo circuito internazionale per cui riusciamo ad avere delle anteprime italiane di film importanti. E abbiamo anche delle giurie importanti, quest'anno se vogliamo vedere chi sono i giurati del del concorso eh, documentario, appunto abbiamo Werner Bute che è un regista austriaco specializzato in film ambientali molto eh, importante. Suzanne Crocker, che è una regista canadese eh, che si è distinta per delle produzioni molto particolari. Sonia Filippazzi è una giornalista della Rai, Beppe Rovera è stato un po' il nostro diciamo, ispiratore perché per tanti anni ha condotto Ambiente Italia in Rai. Gianluca Tavarelli, un regista torinese che è emigrato e adesso lavora in tutta Italia. Insomma, ha fatto anche il Giovane Montalbano, tanti film, poi altri film per la Sala, eccetera. Poi abbiamo una giuria per i cortometraggi: il secondo concorso è quello dei cortometraggi, con Cristina Gabetti, che è una giornalista ambientalista di Striscia La Notizia, lei da tanti anni che collabora con noi. Claudio, che sarebbe Claudia, no? perché c'è cioè, un errore, l abbiamo trovato il famoso errore: che è una direttrice di festival eh, eh, di cortometraggi e abbiamo addirittura. Cioè Quest'anno abbiamo avuto una fortuna incredibile di avere in giuria un intero gruppo musicale famosissimo in Italia. Degli amici, con, adesso poi chiameremo qui che ci spiegheranno quello che abbiamo combinato insieme. Tra un po', eh, abbiamo addirittura tutti i Marlene Kunz insieme che stanno vedendo collettivamente i film e esprimeranno un voto però, anche se siete quattro, per cui Beppe e Madene dovete un pochettino litigare, un po', avete lo stesso potere, tu hai il potere di quattro, di quattro persone, pensa, va bene, torna il tappo, c'è scritto qui. Allora adesso invece abbiamo tante collaborazioni no, quest'anno, Innanzitutto con l'università, doveva essere qui la prorettrice Giulia Carluccio, ma abbiamo invece Christopher Cepernik che eh, viene qua, che è il delegato del rettore per la comunicazione. Christopher eh, sì, Carluccio. Sì, Carluccio, insomma, eh, vabbè, forse era più che. Prego, proviamo lo stesso. No, allora, Con il microfono. Ok, allora eh, intanto grazie, eh, grazie per, per l'invito, insomma l'Università di Tolino collabora eh, a, al programma di Cinema Ambiente, credo che ci siano pochi festival. Così comodi all'Università di Torino, nel senso l'Università di Torino ha una grande eh, eh, tradizione nel, nello studio e nel, nella formazione sui temi ambientali. Non dimentichiamo che l'Università di Torino è stata la prima università a dotarsi di un green office, per esempio. No? Quindi eh, sono molto contento infatti di poter. Stai eh, contando Certamente. Certamente delle università, dell università sostenibili, pubblichiamo un report di sostenibilità da sette anni. Quindi la nostra, la, come dire la sostenibilità è al centro del, del, della nostra azione quotidianamente quindi eh, partecipiamo con i contenuti portando anche molta della nostra esperienza cito rapidamente alcune delle cose che facciamo eh, per questo festival nei giorni del festival grazie anche al nostro cartellone culturale che si chiama Universo eh, che quindi eh, eh, ci eh, aiuta a entrare in relazione con, con il territorio, con gli stakeholders culturali della città. Eh, ma intanto ricordo a tutti la mostra che si inaugurerà il 7 giugno, una mostra nel cortile del rettorato, una mostra molto importante. E avendo visto qualcosa, devo dire molto bella, di immagini eh, eh, che sono le, una selezione delle migliori immagini eh, dal concorso Environmental Photographer of the Year. Quindi, una, una selezione di immagini che sarà gigantografia esposta nel cortile del museo. Appena mandate un passati, filmato, vado a sistemare la capsula cinque, perché cinque, esatto. Esatto. se la toglie sempre. Hanno un impatto meraviglioso. È un po' che facciamo questo. Sento questa la barba, se è tanto eh, invalidante per lo streaming, streaming un, me lo mutate che gli do esperienza. il. Eh, ci sono, per un gli do il mano, perché... fino al 31 di agosto, quindi c'è tempo di passare, sarà, ci sarà cioè, giudicate proprio voi se invalidate, mutate, esattamente. E eh, gli ma mano. non solo, cioè non solo eh, fotografie, immagini, arte, ma anche laboratori, questo per noi è molto importante, qui vorrei ringraziare il Dipartimento di Economia e di Statistica che eh, lavora e anche il corso di laurea in, appunto, in economia dell'ambiente, dell della cultura e del territorio che da tempo lavora con, con il festival. Questo per dire perché gli studenti studiano queste cose e poi possono portare la loro esperienza eh, di, 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 come dire, di figure formate dentro i processi con cui si insegna, lo dicevamo prima anche con eh, chi mi ha preceduto, insomma alla fine eh, le, insomma, eh, queste cose si apprendono. Eh, tavole rotonde, almeno due tavole rotonde su due temi molto caldi, eh, intanto quello del, delle fake news e della comunicazione ambientale, che resta, potremmo anche dire, della disinformazione in molti casi. E poi quello del rapporto tra piante e robotica, come immaginare il futuro, il nostro futuro di automazione e di robotica attraverso la natura e le piante. Dico, ci sono molte altre cose che l'Università, e qui chiudo, fa tutti i giorni per questo tema, non va dimenticato, l'Università di Torino lavora a questi temi con la ricerca, ci lavora con la didattica tutti i giorni, quindi siamo particolarmente contenti. Quando un momento di così forte visibilità e socializzazione ai temi prende forma anche con la nostra collaborazione, ma noi eh, lavoriamo i temi ambientali con i ricercatori, con gli studenti quotidianamente. Abbiamo la necessità tutti quanti di restituire legittimazione alla scienza eh, in queste fasi eh, di complessità, lo facciamo anche grazie a iniziative meravigliose e importanti come la vostra. Quindi grazie ancora, grazie a nome della professoressa Carluccio, del rettore Geuna, e ci vediamo al Festival. Grazie, Cristofero. ripilogando ci sarà questa bellissima mostra nel cortile del Rettorato. Che passando sicuramente vedrete, e i Fridays for Future saranno accolti a Torino anche da questa grande mostra eh, di, di immagini ambientali. Oh no. e, e poi appunto, questi due convegni interessanti eh, sull'intelligenza delle piante, piante e robotica, perché ci hanno spiegato adesso che i, eh, per costruire i robot si ispirano alle piante e Grazie a, questo, a questa ispirazione hanno, stanno costruendo dei robot che a, si autocreano i pezzi di, di, per diventare sempre più grandi, cioè, imitando lo sviluppo delle piante. Una cosa incredibile che vedremo, qui a, a, insomma, vedremo degli esperti internazionali a parlare di questo, ma anche il fatto della comunicazione scientifica è importante, no? perché il cinema ambientale in questi anni è cresciuto molto, noi quest'anno abbiamo ricevuto 3.000 film. Eh, il linguaggio cinematografico è diventato molto raffinato e sono in gran parte film scientifici, no? perché spiegano il cambiamento climatico, spiegano i meccanismi. Allora, la comunicazione scientifica, in generale, no? ha bisogno di, di trovare un linguaggio, un metodo di approccio al grande pubblico. Abbiamo visto spesso durante il periodo della pandemia che insomma non si capivano bene le, le comunicazioni, questo aspetto non era tanto eh, curato, ecco, perché ci è capitato un po' addosso. Il cinema ambientale può essere un, un esempio insomma, per i comunicatori scientifici, per cui insieme appunto con l'università, col premio Fasolo, che c'è un premio che c'è da anni, di neurobiologia, eh, di comunicazione. Delle, di abbiamo pensato di fare questa giornata che penso che sarà eh, interessante. E invece una cosa interessante è l'apertura del festival di quest'anno eh, il 5 giugno, il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente delle Nazioni Unite. Noi, come cinema, ruotiamo intorno a questo 5 giugno da anni perché siamo in contatto, siamo tra le iniziative dell'UNEP, della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Eh, quest'anno inaugureremo inaugureremo in un modo particolare, sempre in collaborazione con UNEP con un evento che è stato messo nei top ten degli eventi del 5 giugno del lunedì, ci sono 2000 eventi nello stesso giorno nel mondo, e tra i primi 10 c'è l'inaugurazione di Cinema Ambiente, perché Perché c'è l'espressione della collaborazione che abbiamo avuto con l'Associazione Viso a Viso e Marlene Kunz. Qui abbiamo Luca Lagash che chiamerei, il bassista del gruppo Marlene Kunz, con cui abbiamo, ci siamo sentiti tante volte in questo periodo, e a cui lascerei la parola per spiegare che combiniamo sto 5 giugno, Luca. Grazie, grazie. Eh, cercherò di, 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 Cer rapirvi, di... di, di <ride> rapirvi per due minuti su quello che abbiamo pensato e da dove siamo partiti. Il 5 giugno in realtà partirà un, un pezzo importante di tutto un processo artistico che si chiama Karma Clima, che sin dall'origine è stato pensato con il Festival Cinema Ambiente e con il Museo del Cinema, naturalmente coprogettato insieme all'associazione, eh, anzi la cooperativa di comunità Viso a Viso di Ostana e il birrificio agricolo Baladen di, di Piozzo e la Borgata Paralupo, grazie alle quali abbiamo potuto fare un esperimento in cui proprio creare una proposta oltre che una denuncia. E quindi abbiamo pensato di scrivere e registrare l'undicesimo disco della nostra carriera, eh, innestandoci in tre prototipi che da 30 anni stavano lavorando alla eh, realizzazione di riqualificazioni architettoniche, sociali, imprenditoriali. Con parametri assolutamente sostenibili al di là di ogni sospetto. Quindi un viaggio di 30 anni che noi, trentenni anche come siamo con i Marlene, e con istituzioni come il Festival, che già ne portano 25, abbiamo pensato proprio di raccontare insieme. Naturalmente abbiamo avuto il sostegno di parecchie istituzioni e di parecchie associazioni, abbiamo lavorato moltissimo e benissimo con Union Camere che ci tengo a ringraziare particolarmente e poi con alcune istituzioni come la Fondazione Fitzcarraldo, come un festival certificato nei suoi parametri sostenibili come Tons of the Stones, il Trento Film Festival, il, Muse, il Museo delle Scienze che ci ha dato un supporto scientifico ma appunto soprattutto questa unione con Festival. Cinema Ambiente ed il Museo. Perché? Perché mentre facevamo il disco, mentre conoscevamo le persone, mentre avevamo queste esperienze di interscambio, siamo riusciti a creare proprio dei laboratori che attivassero delle ulteriori interpretazioni su un tema preciso, che è naturalmente il tema del cambiamento climatico. E abbiamo proprio dato vita a tutta una serie di attività che peraltro adesso rilanceremo esattamente dal 5 giugno in questo evento dentro. Uh, la Mole Antonelliana, in cui oltre a celebrare la giornata mondiale dell'ambiente proponendo un'esibizione totalmente ad hoc pensata proprio per il museo e sarà esattamente una sonorizzazione del primo film prodotto lungo le, questo processo di residenze, un film realizzato da Lorenzo Letizia, in cui abbiamo anche invitato una, una serie di ospiti in cui parteciperanno comunque con noi l'Università degli Studi, eh, col suo Dipartimento di Scienze eh, Forestali e Alimentari, e naturalmente UNEP, e grazie al quale lanceremo tutta un'altra serie di laboratori che arriveranno dal giorno dopo a Ostana, a Paralup, a Baladenici e percorreremo tutto il territorio nazionale portando questo incipit. Riuscire a creare un progetto d'arte e musica che possa cooperare nella dibattito, nel dibattito di un tema così urgente e ineludibile. Il giorno dopo naturalmente partiremo per non farci mancare nulla con questa bellissima bicicletta, perché andremo a Ostana non certo a piedi e non certo in auto, ma abbiamo preferito utilizzare questo, questo, questo mezzo che proprio simbolicamente... Eh, vogliamo che ci, che ci rappresenti insieme a questo grande coach che è Olivera Lotto che ci sta preparando fisicamente per fare cose che solitamente non siamo abituati a fare. Ma la cosa che faremo anche alla coppla eh, nella giornata del 5 giugno è presentare in anteprima al pubblico il primo pezzo di questo disco, il primo video di un singolo che uscirà esattamente domani, che si intitola La fuga e di cui adesso faremo anche e vi faremo vedere eh, l'opera in anteprima. Naturalmente lanciandovi tutto quello che a Ostana succederà la settimana dopo con i laboratori di Mountain Soundtracks, sempre costruiti e realizzati con il Museo del Cinema e il primo poi concerto estivo l'11, quindi... Diciamo che dal 5 all'11 faremo questa prima settimana in cui estenderemo tutte le nostre proposte che porteremo poi fino lungo tutta l'estate e da lì in poi fino alla fine dell'anno. Quindi per noi è una cosa molto importante. Questo debutto del 5, insieme a, al festival. E a, a questo punto io vi lascerei. Vedremo, vediamo il video, ma c'è qualcuno che. Sì, in... e dovrebbe anche. Sì, adesso vediamo il video, vediamo, vediamo prima e poi. E dopodiché credo che Cristiano Godano sia in connessione. Dopo il video? Credo di sì. Allora, vediamo in anteprima. Questa è la prima volta che viene proiettato pubblicamente. Questa è la prima volta, è l'anteprima di questo, di questo Nuovo, primo video. Di questo è il primo, primo pezzo dell'album che è esattamente il risultato di vale. questo processo che mano a mano sveleremo. Allora, sentiremo un brano musicale con il video di Marlene Kunz. Grazie Luca Lagos. Grazie a voi. Grazie. Prego, se volete mandare... Grazie. Wow. C'è qualcuno in collegamento? C'è Cristiano ancora? Non, non, non c'è Cristiano, continuiamo a andare. cercando di metterlo in collegamento con qualche problema di. Ok. Va bene, intanto andiamo avanti. Cinemambiente accoglie con entusiasmo diciamo i Marlene Kunz. E devo, dobbiamo registrare che oltre ad essere cresciuto il cinema ambientale, no? il tema dell'ambiente, che ormai è diventato diciamo, un patrimonio comune, io di, definisco in modo gramsciano che c'è una sorta di egemonia culturale ormai del, dei temi ambientali, anche in ambiti non consoni. Se noi guardiamo le, anche solo le pubblicità televisive, ogni pubblicità è green. Ecco, senza questo, senza quell'altro, eccetera. Questo significa che per arrivare alle persone bisogna comunque dare un messaggio di questo genere. Vuol dire che è una sensibilità diffusa e molte forme d'arte, il cinema, la musica, la letteratura, stanno accogliendo questi temi pienamente. Eh, abbiamo tantissime cose da dire, eh, vorrei far parlare tante persone ma siamo un po' in ritardo. Noi abbiamo eh, varie collaborazioni con la cooperativa Arcobaleno. Tito, Giovanni, eh, con cui eh, gli diamo un premio, il premio Ambiente e Società, per cui i loro soci vedono i film e, e premiano. Abbiamo una collaborazione ormai che è molto stretta con l'Associazione Casa Comune, c'è Mirta da Prado, ecco Mirta, lì, ma magari viene a dire due, visto che è una new entry la collaborazione. Viene. Abbiamo per la prima volta eh, quest'anno, prima di dare la parola a Mirta, un premio. Cinema Ambiente e Lega Ambiente, insieme abbiamo eh, istituito questo premio per una personalità del cinema italiano che spende la propria immagine eh, in, comunicando dei messaggi eh, positivi sull'ambiente. Il, il primo anno è questo, è per il, il primo premiato, lo possiamo già annunciare adesso, è Gassman, Alessandro Gasman eh, che riceverà il premio Chuck Verde. Ehm, il 12 giugno alla Monantonia dovrebbe esserci in collegamento chi c'è in collegamento di Lega Ambiente Nazionale eh, Giorgio Zampetti ci sei il direttore generale di Lega Ambiente chissà se Giorgio sì, c'è è? come Gaetano? ecco Buongiorno. Giorgio, ciao, ciao ciao ecco vuoi spiegare tu questo sforzo che abbiamo fatto insieme eh. ma sì vi rubo pochissimi minuti visti i tempi stretti ma insomma e innanzitutto grazie insomma anche di questo spazio di questa mattina sono molto contento che per anche questa venticinquesima edizione come legambiente partecipiamo attivamente al festival. Sono lì in sala Alice De Marco, la direttrice legambiente Piemonte, Rubina Pinto, legambiente Piemonte e con tutti i volontari sono parte attiva e concreta anche del festival della sua realizzazione. E poi in più quest'anno si è aggiunto questo tassello eh, del premio Jacques Verde. Eh, che penso sia una bellissima idea, insomma, ne abbiamo parlato anche insieme eh, con Gaetano, eh, è un modo per, come dire, per andare anche, anche oltre eh, il, il film stesso o l'iniziativa che si presenta al festival. Quindi abbiamo voluto mettere in campo un riconoscimento che viene dato a tutti quegli artisti appunto, che fanno parte del mondo del cinema, che però non si lega a un, a un tema eh, appunto, del film o a una trama. Un argomento, ma di fatto premiamo un impegno nell'ambito proprio personale della vita privata di quello che è l'azione che si mette in campo ogni giorno in fuori dell'ambiente da parte di, uno, di un attore e di un'attrice. Ecco, quest'anno come prima edizione abbiamo voluto dedicare questo premio ad Alessandro Gasman per la sua come dire eh, azione che sta facendo anche molto importante. Insomma, nel weekend scorso era il suo del libro di Torino per presentare il suo libro Ilos perché ho deciso di pensare verde e grazie a questo libro e grazie al suo impegno insomma sta sposando tantissime cose ambientali e sta parlando anche a un pubblico di solito non sensibile diciamo dei temi a noi molto cari per okay. cui questa prima edizione del Ciac Verde vuole dare questo messaggio forte vuole iniziare a, a, a mettere in luce e a premiare le tantissime eh, personalità del mondo del cinema eh, e artisti che oggi si stanno impegnando in prima fila sui temi ambientali però vuole fare un riconoscimento visibile e puntuale proprio all'interno del testo. Okay, grazie, Quindi, Giorgio. ringraziamo molto. Grazie a te, grazie a te. Un applauso a Giorgio Zampetti. Siamo partiti un po' dal presupposto, che insomma negli Stati Uniti lo Star System ormai è impegnato nei temi ambientali quasi tutti gli attori fanno, mettono a disposizione il, quello, la propria immagine sostanzialmente, addirittura Leonardo Di Caprio è diventato ambasciatore per le Nazioni Unite sui temi ambientali, allora cerchiamo di stimolare anche in Italia l'impegno degli attori in questo senso. Mentre con Casa Comune abbiamo un altro premio, che abbiamo, abbiamo un convegno molto importante, abbiamo una, un ospite molto importante che è Vandana Shiva che arriva... Dall'India sarà un po' la personalità di spicco quest'anno, che abbiamo invitato insieme a Mirta. Velocissimamente, riesce a essere <ride> velocissima. Allora, eh, due parole: eh. che cos'è Casa Comune? L'ultimo eh. progetto di eh, Gruppo Abele e Libera, che mette insieme Disagio, Pace e Ambiente, il Gruppo Abele già dal 1993, Libera con gli ecoreati. Cosa abbiamo voluto fare? Una scuola, scuola e azioni. Non un, un convegno, ma una continuità tutti gli anni, eh, tre anni che stiamo facendo corsi di formazione, alcuni specifici, abbiamo parlato di acqua, di aria, di montagne. Eh, cerchiamo di intrecciare in tutti i eh, sono stati già oltre 1500 i corsisti, 400 relatori, insomma ecco il meglio che c'è in Italia e in Europa cerchiamo di chiamare. Con il supporto fondamentale di Cinema Ambiente, perché comunque vogliamo mettere insieme diversi linguaggi, quello verbale, comunicativo, i laboratori, eccetera. Che cosa abbiamo pensato insieme per, per questa edizione di, di Cinema Ambiente? Una giornata, il 10 di giugno di riflessione sul ruolo che possono avere le donne rispetto alla crisi climatica. Per cui le donne in prima persona, però io aggiungo anche il femminile che c'è in ciascuno di noi, maschi compresi, transgender, eccetera. Perché c'è questo femminile che forse bisogna tirar fuori un po' di più, eh, che vuol dire tenere assieme le cose, settorializzare meno, eh, cercare di eh, anche perseguire una mediazione dei conflitti in questi ambiti. Certo. Di guerra, eh, l'ultimo seminario è stato dedicato alle nuove ansie, ansia da crisi climatica e ansia da guerra. Il 10 ecco. giugno avremo questa giornata alla no. fabbrica delle E di, esatto. di, di riflessione che potete trovare comunque Avete tutti i dettagli. Abbiamo parleremo di Però diritti. abbiamo anche un premio insieme: esatto. il premio Casa Comune sulla, non, sulla non sulla transizione ecologica, ma sulla con conversione, ecologica. Con la conversione ecologica, mettendo in esame anche questo aspetto della spiritualità molto laica che fa parte un po' di tutti noi. Cioè, Giampiero, <ride> un è, è uno dei temi. Un pranzo che, che, che in più. sede del gruppo Abele, cucinato con prodotti buonissimi e prodotti comunque riciclati, comunque cucinati benissimo per cui vi invitiamo. Cucinati insieme a un altro progetto di cui facciamo ecco. parte della città di Torino che è Food Wave no? esatto. per cui con Food Wave organizzeremo questo pranzo. Perfetto. Per cui per vi aspettiamo cui ci vi sono aspettiamo. Delle, delle personaggi e dei personaggi che ci aiuteranno a riflettere su questo. Eh, se, e collaboreremo durante l'anno okay. insieme. Grazie, grazie Mirta, grazie mille. Ecco eh, appunto Food Wave è un altro dei dei, dei progetti a cui partecipiamo e Mind Changers è un altro progetto della regione piemonte giusto 10 secondi per <ride> dirvi Mind Changers e poi finiamo eh? sì. Prego. grazie eh, io sono responsabile del progetto Mind Changers per la regione piemonte sono contento di essere qui eh, in questa occasione, Garelli, sono sì. Giorgio Garelli, lavoro in Regione Piemonte da tantissimo tempo mi e mi occupavo che, prima che di, cooperazione internazionale, di, lei, no? mi occupavo di cooperazione internazionale e col Presidente Ghigo siamo stati Sotto il in, in, nei Balcani, <ride> siamo stati in Ma, Senegal. Qui c'è una, una, una riunione della vecchia giunta perché c'è Gian Piero, sì. il Presidente. Anche, sì, vabbè, e tra l'altro per fare progetti importanti ah. proprio di sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale. Ah, certo, sì. Sì, dicevo, il progetto Mindsanger è uno dei dieci progetti finanziati col programma DIAR della Commissione europea eh, nel 2018. Di cui c'è un'ampia scheda sul catalogo, esatto, è spiegato quindi, benissimo. Esatto, e abbiamo voluto usare uno dei, dei momenti importanti per la nostra città come, come Cinema e Ambiente proprio per poter valorizzare l'esperienza di questo progetto e quindi condividere alcuni eventi con voi e costruire insieme un percorso. Grazie, grazie. mille, grazie. Scusate, siamo di lungo. Gatti. Lia Fursi, vieni qua Lia, questo se lo può portare via è un gadget del service che ognuno si porta via. Eh, Lia è come che tutti conoscete, no? eh, si occupa della programmazione di Cinema Ambiente, veloce come il vento. Ah, Velocissima vai. come il vento, avete tutti il catalogo in mano, il programma è ormai sul sito. Eh, dunque quest'anno il festival ha più o meno le stesse sezioni classiche a cui ormai siete abituati, il concorso dei documentari, il concorso dei cortometraggi, la sezione Made in Italy, il panorama e ehm, un programma dedicato proprio ai più piccoli è Cinema Ambiente VR nella saletta della Mole dedicata al VR. Eh, I film che abbiamo ricevuto, come ha detto prima Gaetano, sono stati tantissimi. All'incirca 3.000 ne abbiamo selezionati quasi 90. È stato un lavoro lungo, difficile. Le scelte sono state difficili. Speriamo che al pubblico piacciano. I film del concorso internazionale sono appunto 9 in, in anteprima e eh, ci portano in tutte le parti del mondo con personaggi di spicco come l'ex comandante supremo della Nato, Wesley Clark. Che è diventato eh, ambientalista. Che è lo diventato sapevo, ambientalista. Eh, una scienziata che sono 40 anni, che vive su un'isoletta deserta nella Nuova Scozia eh, e si occupa di studiare appunto tutto ciò che le correnti marine trasportano, che sono sostanzialmente rifiuti di plastica. Eh, storie di famiglie nel Myanmar, eh, gruppi di scienziati che si chiudono eh, per giorni e giorni per proporre dei nuovi paradigmi per cercare di rendere la nostra vita e la nostra presenza sul pianeta più sostenibile. Ci sono 18 cortometraggi in concorso eh, in cui veramente li spaziamo dall'animazione al documentario alla fiction e ehm, sono veramente, come dire, l'espressione di quello che il, il mondo del cortometraggio in questo momento sta, sta raccontandoci, cioè il rapporto tra l'uomo, la natura e il pianeta in cui viviamo. La sezione Made in Italy, che è una sezione che dall'anno scorso abbiamo reso non competitiva perché ci faceva piacere l'idea di veramente creare un momento in cui incontrare, far venire, invitare qua a Torino tutti i registi dei film che proiettiamo, così da fare veramente il punto della situazione del cinema ambientale eh, italiano. Quest'anno bello, tanti sono piemontesi, dal seme del futuro di Francesca Frigo ai ribelli del cibo di Paolo Casalis, insomma ne avremo per tutti i gusti e anche qua dal documentario di denuncia al documentario che ci racconta buone pratiche, eh, stili di vita che possono appunto migliorare la nostra, la nostra impronta sul pianeta, sia lunghi che corti. Poi abbiamo la sezione di panorama in cui ci sono accanto a film recentissimi in anteprima mondiale come Traveller's Guide che ci racconta di un, di, della possibilità di un turismo sostenibile a film che riscopriamo. Eh, quest'anno, il film storico che ci sembrava più adatto era ovviamente Soylent Green 2022, i sopravvissuti, perché o quest'anno o mai più farlo. E, ehm, e poi c'è Voci nel tempo di Franco Piavoli. Quest'anno il premio alla carriera che il festival ogni anno assegna a un regista per tutto l'insieme della sua carriera, della sua opera cinematografica, abbiamo voluto darlo a Franco Piavoli perché con il suo film Il pianeta azzurro 25 anni fa era stato inaugurato cinema ambiente. È iniziata ambiente. la storia di cinema ambiente. È iniziata sì. la storia di cinema ambiente mm. e quindi il, se, il secondo capitolo di questa trilogia che, che, che Piavoli ha dedicato alle sue zone dove non si è mai mosso e ha sempre costruito il suo cinema lì. Quindi siamo felicissimi di vederlo e di incontrare Piavoli che ci racconterà tutta questa sua. Il premio si chiama Stella della Mole. Il premio no? si eh, chiama Stella oh, della Mole, eh. grazie al museo. Eh. Eh, poi abbiamo la piccola sezione dedicata ai bambini, sono tutte animazioni eh, internazionali dedicate al pubblico più piccolo perché così facciamo crescere eh, la consapevolezza anche nei più piccoli insegnandogli i ritmi della natura, le, 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 le bellezze della natura. Poi abbiamo la sezione VR che si può vedere in mole durante tutto il periodo del festival. E che dire, le informazioni utili sono che il festival... Abbiamo tutto in streaming. Abbiamo tutto in streaming? Abbiamo tenuto diciamo, quello di buono che ci ha dato, per cui tutti i film possono essere visti qua nelle sale ma anche in tutta Italia in streaming perché i abbiamo trattato con i distributori la possibilità di trasmettere a, tutta, a tutto il territorio nazionale i film per due settimane. Fino dopo. al 21 giugno eh. si, tutti i film saranno accessibili attraverso eh, distribuzioni dal basso. Il festival è come sempre gratuito. Ci si può prenotare, se volete essere sicuri di poter entrare dal sito, dal 2 giugno. Il festival quest'anno ha un nuovo sito, non è più cinemambiente.it, ma è festivalcinemambiente.it. E questo è quanto, vi aspettiamo al cinema direi. Ci vediamo il 5 giugno. Ci Grazie, domani. se c'è qualche domanda ulteriore, mi sembra che abbiamo detto tutto, ma se c'è qualche domanda di qualche giorno... Ecco una domanda laggiù in fondo. Ah, il budget, l'ha detto prima il direttore De Gaetano, ha detto che il budget è di 300.000 euro, di cui circa la metà, penso, Presidente, arrivano dalle sponsorizzazioni dirette alla manifestazione, per cui graviamo sul budget del museo per la metà di questa cosa, giusto? Sì. Eh, va Va bene? Grazie. Un'altra domanda, prego, Daniele Ferra, Gabriele Ferraris. Solo per la precisione, sono 300.000, perché io vedo nel budget, nel preventivo del 22 del museo, vedo una prigione di 265.000. Eh, ma prima il direttore ha detto 300.000 io adesso non siccome non no, no, che, sono no, direttore chiedevo, artistico non mi occupo chiedevo ah, per la precisione il presidente ribadisce che sono 300.000 euro grazie presidente prego, prego bene domande artistiche sempre sui soldi ecco eh, una domanda artistica io di domande ne ho due una è artistica però eh, allora eh, solo una precisazione sul budget se l'aumento è eh, in servizi, come è stato fatto per l'Overs, ad esempio in parte per l'Overs, questa è la domanda legata al budget. La domanda artistica invece riguarda eh, il Festival dell'Economia, visto che è subito prima di Cinema Ambiente, comunque i temi trattati dal Festival dell'Economia in qualche modo possono anche essere collegati all'ambiente, sì, se c'è una collaborazione con questa realtà. Grazie. Sì, prima, allora, prima ti, ri... ti posso rispondere io. Allora. Questa cosa dei servizi, cioè va un attimo chiarita, nel momento in cui tu hai meno soldi per fare un festival la prima cosa che tagli è la comunicazione, cioè tagli praticamente i manifesti, tutto, tutto quello che sostanzialmente non è il core business del festival, cioè il festival, il contenuto lo vuoi mantenere ma tagli, inviti meno persone, inviti meno, meno ospiti, meno giornalisti, ci sono meno poster, meno, meno iniziative, allora... Quando quindi si dice che il museo in qualche modo ha ripristinato quella voce della comunicazione, dell'ospitalità, eccetera, non è che sono servizi, sono sostanzialmente sempre attività del Facebook, che però sono state tagliate nel corso degli anni perché giustamente lui vuol fare, tra l'altro, festival in più giorni e quindi lì bisogna naturalmente che ci siano più fondi. E quindi abbiamo ripristinato, nel suo caso abbiamo aumentato il budget senza dire lo destiniamo a questo o a quello. Per l'Overs abbiamo ripristinato spese di comunicazione che erano state tagliate negli anni precedenti e quindi per Capizzi arriva fino a 300.000 euro. Poi è ovvio che nel momento in cui fa delle iniziative, dice che viene un ospite, eccetera, anche, cioè possiamo anche salire d'accordo col Presidente, ne parliamo, insomma, si può anche aumentare ancora un po'. Questo non me l'avevi detto, eh, però eh. Scusa, me lo dice adesso. <ride> per quanto riguarda il Festival dell'Economia. Eh, bisogna dire che questo è il primo anno del Festa dell'economia, hanno avuto un po' eh, un attimo di sbandamento perché le date sono oscillate, eccetera. Per cui non siamo riusciti eh, effettivamente a, eh, a coordinarci su delle proiezioni. Loro faranno anche delle proiezioni cinematografiche. Sarebbe stato interessante anche ecco, eh, farle insieme, perché noi abbiamo dei, dei film sull'economia circolare ad esempio, su tutto il sistema finanziario, anche perché c'entrano con temi ambientali questo. Spero nel futuro, insomma nel prossimo anno, quando le cose saranno più assestate, di avere, poter insomma, lavorare insieme, anche perché io, cioè siamo qua a fare il so, giornalista di eventi e spettacoli a Torino è diventato come lavorare in miniera, voi avete fatto l'Eurovision, il Salone del Libro, il Festa dell'Economia, Cinema Ambiente, il Festival Jazz, si accumula tutto, le cose si sovrappongono, eccetera, e forse un minimo appunto di coordinamento eh, e di co ci sarebbe, insomma, sarebbe necessario. Soprattutto su temi che possono essere sovrapposti. Noi comunque possiamo sempre fornire un supporto cinematografico a iniziative come il Festa dell'Economia, eccetera. Però eh, quest'anno è stato il primo anno, abbiamo già iniziato a parlare per il futuro con ecco, il Festa dell'Economia. Ci abbiamo anche provato, però eh, essendo loro che non, non, non si fermavano ancora queste... Noi tra l'altro abbiamo spostato un po' le date proprio per non, sovrapp non essere sovrapposti da, da, dal festival dell'economia, ma eh, penso che è solo una questione di inizio, ecco perché poi il primo anno è sempre un po' difficile. Prego. L'inaugurazione sarà, eh, bisogna prenotare. No? Per cui la Mora Antoniliana non è un luogo per spettacoli, non è un palazzetto dello sport, eccetera, che è la dimensione che avrebbero bisogno di Marlene Kunz o comunque di un grande pubblico. In realtà è un evento streaming: sarà un evento dal vivo ad inviti, e ci sarà anche la possibilità di prenotare. Ma la forza di questo evento è che andrà in streaming in tutto il mondo, per cui sarà in streaming sui canali di Cinema Ambiente, sarà in streaming sui canali dell'UNEP europea e mondiale, per cui trasmetteranno tutto il concerto a livello internazionale, sarà in streaming sul sito di LifeGate, LifeGate sui social, che è già un, diciamo una testata molto importante, ecco, per cui eh, andrà sui social della città di Torino, per cui la forza... Di questo, diciamo, per eh, ovviare diciamo, a pochi posti disponibili alla Mole Antonelliana, trasmetteremo in contemporanea tutto quello che succede eh, il 5 giugno. E poi di dentro succederanno delle cose che, come ha spiegato prima Luca, eh, non so se sono stato. volevo volevi quello, se per quello. Okay. Bene, c'è più nessuno? Bene, i soldi li abbiamo detti. Il 5 giugno <ride> ci vediamo il 5 giugno alla Monotonegana. Grazie dell'attenzione.